Allora, abbiamo con noi grande ritorno, David, per la prima volta in questa stagione, un tuo caro amico, una persona con cui hai fatto grandi battaglie, il professor Meluzzi. Buonasera, Alessandro. Che bello inizio. Che meraviglia. Come sei contento? Pronto? Che meraviglia. Bello. Adesso ricaviamo, adesso come sei contento? No, non importa. Come sei contento? Sì. Come sei contento? Facciamo squillare? Buonasera ragazzi, eccoci qua Alessandro. Mi sono rimaterializzato. Ti sei rimaterializzato? Per la gioia di Parenzo. Avvicina un attimo, togli più la voce, auricolare. Avvicina un po'. No, questo è il suo intervento. Però sono, ahimè, in un Frecciarossa. Speriamo di poter parlare. Comunque è strano che lo fai intervenire oggi. Il Palio dei Somari è il 19 marzo in genere. Comunque va bene. Abbiamo anticipato il Palio dei Somari. In genere è il 19 marzo e si corre a Torrita di Siena, ma l'hai voluto anticipare, va bene, Palio anticipato. Lasciamo stare le cretinate del povero Parenzo. Sentiamo l'intellettuale Meluzzi. Ma non ho capito, scusa, perché subito? Lo vedo purtroppo sui social, quel che dice, quelle porcherie che dice. Dice delle cose aberranti dal mio punto di vista, ma avanti così. Scusami, Alessandro. Aberranti. Come giudichi questa decisione di Facebook, eccetera, eccetera, di cancellare le pagine di Casa Pound, Forza Nuova, che vogliono addirittura fare una class action se entro 48 ore non verranno ripristinate le pagine, eccetera. Una parola, negare le opinioni, negare la possibilità di comunicare, proteggere il potere, quindi esattamente c'è un fascismo con la F maiuscola, ecco, che è un fatto storico, che è accaduto tra il 1919 o 22 e il 43 o 45, e poi c'è un fascismo con la F minuscola che è basato sull'intolleranza, la repressione, la negazione del bene degli altri, la censura, che è un'espressione fascista per definizione, e quindi considera l'espressione fascista, il fascismo degli antifascisti. Cioè, questo qua è il fascismo degli antifascisti. Questo è il fascismo degli antifascisti. Roba vecchia, polemica vecchia, stupidaggine vecchia. L'espressione fascismo degli antifascisti è una espressione vecchia che la utilizzò peraltro per la prima volta. Tra Pasolini e Pannella, dai, esatto. Lo disse Pasolini, ma tu non sei Pasolini. Il fascismo degli antifascisti è un'espressione. Pasolini lo utilizzò. No, sciacquati la bocca la quando di parli di Pasolini. Fermi là, Meluzzi, un attimo, scusami. Alessandro, dunque Facebook sono fascisti secondo te? Lampi e il PD che vogliono chiudere Casa Pound e Forza Nuova, oggi ho letto da qualche parte, sono fascisti loro, questo vuol dire? Anche quelli di lotta continua e di potere operaio. Ma quale lotta continua? Che mette in fuori legge a morte la DC che lo protegge. No, ma io sto parlando di questi di Facebook che vuole chiudere Facebook, che ha chiuso l'arcidiacono, ma quale lotta continua, vergognati. E il PD e l'AMPI, e l'AMPI che vogliono chiudere, c'è l'AMPI che vogliono chiudere Casa Pound e Forza Nuova, sono fascisti secondo te? Niente, dai, non si sente, dai ragazzi. Beh, uguale, ma il concetto è quello, capisco, uguale. Non capisco neanche questa repressione come potrebbe esercitarsi, con dei campi di rieducazione alla Pol Pot, con dei campi di prigionia, con uccisione dei fascisti. Ma chi ha detto? Che stupidaggini. Scusa, che ma secondo te non sono, secondo te non sono movimenti fascisti? Di ma che non sono movimenti fascisti pericolosi, secondo te? Che cosa stiamo dicendo? Ma il fascismo, Aspetta, Alessà, che non sento un cazzo. Aspetta.